nonostante avesse creato una tecnologia magica di cui riforniva tutto un impero. Comunque non volle mai levarsi quel cazzo di costume da banana. Ed ecco la storia del mio bisnonino Sid Sesto. Da ore. È da ore che la tua boccaccia vomita minchiate su questa aeronave diretta alla ricerca del Tempio degli Antichi. Dio, mi sento come se stessimo girando in tondo. E infatti è proprio così. Si può sapere perché cazzo stiamo girando in tondo? Red, ma tu non dovevi dare indicazioni a Sid basandoti sull'odore di Sephiroth? Oh, sarebbe stato carino se qualcuno me l'avesse detto. Basta! Adesso ti becchi un Hunger Max! Ehi, ehi, ehi! Adesso credo che la cosa migliore sia chiudere gli occhi, prendere un bel respiro e ascoltare il suave... il suave suono della mia voce. Voglio che voi tutti visualizziate una cosa. La ragione per cui lottate. Il genere di mondo che vorreste vedere. Adesso apriteli. Cosa avete visto? Ho visto un mondo in cui possono avverarsi i sogni di tutti. Un mondo in cui non esistono corruzione né avidità. Un mondo con alcolici gratis. E tu che dici, gatto? Tu che cosa hai visto quando hai chiuso gli occhi? Moriremo tutti là fuori. Ha ragione! La Glavis Petra. Ehi, ragazzi, volete darci un taglio? Stavi dicendo, Aerith? Per localizzare il Tempio degli Antichi ci serve la Glavis Petra. Ok. E dimmi, tu sai dove si trova? Sì, lo so. E cosa stiamo aspettando allora? Dai, balzellon, balzelloni! Finalmente da questo punto in avanti solo un cielo limpido, un viaggio tranquillo e, cosa più importante, pace e silenzio! Aveva ragione. Ciao ragazzo, è un vero piacere rivederti al Gold Saucer. Sei venuto qui per affrontare il nostro campione? Il vostro campione? Mi hanno fatto prigioniero! Comunque sarei felice di sapere che abbiamo ascoltato i tuoi pareri sul sistema Gold Points e l'abbiamo radicalmente modificato. Ottimo, quindi adesso si possono usare i kill. No, permettimi di illustrarti il modernissimo esaltante modello aziendale delle Loot Saucer. Perciò devo usare del denaro vero per comprare del denaro finto, per comprare una scatola con un buono per qualcosa che magari non voglio, e per avere la cosa che voglio devo continuare a comprarne? Mi rendo conto che possa ricordare il gioco d'azzardo. Magari perché lo è. Ma ti assicuro che questo sistema è a prova di idiota. Ho debitamente informato il mio caro socio, Mr. Coles, della prigione di Corel, che dovrebbe telefonarmi a momenti con i primi dati raccolti. Oh, parli del diavolo. Credeva che le rispondesse la segreteria, ma sono io, Dee! Mi dice che l'idea delle Loot Saucer è stata un fiasco totale. Mi dice che sono rovinato. Mi dice, fanculo, mi licenzio. Ho riattaccato. Accidenti, Dio. E adesso come farà? Vedrò di cavarmela, ragazzo. In realtà, forse è meglio così. Ho passato tutta quanta la mia vita qui al Gold Saucer. Contando i miei gil, comprando anticagli. A proposito, mi darebbe questa? Sfoggiando i muscoli durante i miei sproloqui. Vabbè, io me la prendo. Potrei mettermi a girare per il mondo. Magari incontrerò quei ragazzi coi mantelli neri e i tatuaggi che non fanno che parlare di materie oscure e di riunioni. Sì, volterò le spalle al Gold Saucer. Una volta per sempre. Allora siamo in due. Non intendo restare qui un secondo di più. La funivia è guasta. Ma porco di quel cazzo. Fra quanto sarà pronta? Guardi, non le so dire. Sono ore che la prendo a martellate e non ho cavato un ragno dal buco. Nella cabina invece ho trovato una marea di ragni dopo il passaggio del vostro amico vampiro. Sembra che ci vorrà un po'. Idea! Che ne dite se nel frattempo ci godiamo un Gold Saucer privo di Gold Point? Magari esistesse qualcosa di cui poter godere. Io penso che me ne tornerò in albergo. Ho bisogno di fare mente locale. Beh, meno male che almeno uno di noi vuole fare il bravo. Perché... Gold Saucer! Ragazzi, abbiamo visto il panzerato, porca mia! Mi ha urlato di non drogarmi mai! No! Io e Red, conciati da snob, abbiamo criticato il cibo della mensa. Malgrado le crocchette di pollo non fossero a forma di dinosauro, con rammarico del presente critico, la salsa di prugne non si può descrivere che con una parola. Supvaffina. Beh, è stata una giornata lunga e stancante, perciò direi di chiudere la serata. Ehi, Aerith. Ricordi quando a Nibelheim abbiamo incontrato quei tizi coi mantelli neri che parlavano di una riunione? Sì,
me lo chiedi? Dio. Anche lui ha incontrato persone con mantelli neri e tatuaggi che parlavano di una riunione. Che cazzo hai contro i tatuaggi, Claudio? Aspetta, anche Sephiroth ti aveva accennato ad una qualche riunione, ricordo bene? Sì, infatti. Dio ha accennato anche... alla materia oscura. Sì. Tu sai che cos'è? Non esattamente. Credi che ci sia un nesso, Cloud? Ah, belli. Va bene che sono l'ultimo arrivato. Ma comunque sono convinto di parlare a nome di tutti, dicendo che non ci ho capito un cazzo di niente. No, sei buono, ragazzi, qualcuno mi caga. Quei fantastici non ci hanno capito niente. Stiamo giocando a scacchi! Perché parli così, Bill? Già, più elementi saltano fuori e più tutta la situazione si fa ingarbugliata. Aspettiamo che aggiustino la funivia e partiamo per il Tempio degli Antichi. E chissà quanto si vorrà prima di allora. Quindi che ne dite di seguire l'esempio di Vincent e farsi una bella dormita? Oggi ti trovo più funereo che mai, Cerberus. Materia oscura. Riunione. Ah, come faccio a concentrarmi dentro una cameretta per bambini? Aerith, sei ancora sveglia? Già, e anche tutti gli altri. Avanti, facciamoci un giro del parco. Non sono dell'umore adatto per un'uscita di gruppo, scusami. Ma non insieme agli altri. Solo tu ed io. Cioè, soltanto noi due? Vuoi dire tipo un... Sì, Cloud! Tipo... Un appuntamento? Un appuntamento? Con me? E a chi credi che lo stia chiedendo, scemo? A quel tipo chiuso nella Vergine di Ferro? Veramente siamo due bambini messi uno sopra l'altro. Non sappiamo come uscire! No! È ovvio chi sono io, è chiaro. Volentieri. E allora dai, muoviamoci! Chiamate i nostri genitori! Sicuro che questa altezza non ti spaventi, Cloud? Sì, mi sento tranquillissimo. Aerith, senti, ti chiedo di nuovo scusa per quello che ho detto su Zack. Volevo fare lo spaccone, dare l'idea di uno che se ne frega altamente dei sentimenti degli altri. Sono stato un coglione. A dire il vero, sotto sotto l'ho sempre saputo. Solo che non volevo ammetterlo a me stessa. Erano tante le cose che non volevo ammettere a me stessa. Certo che questo viaggio alla ricerca di Sephiroth ci sta cambiando tutti. Quando lui è nei paraggi, anche se lo penso e basta, mi sembra come di perdere un pezzo di me. E se al nostro prossimo incontro io non fossi abbastanza forte e perdessi me stesso? Ho paura, Aerith. Tu sei forte, Cloud. Non importa cosa dicono gli altri. Cloud, voglio prometterti che se mai ti sembrasse di perdere te stesso... io sarò lì ad aiutarti. E io prometto che mai e poi mai ti abbandonerò. Mamma mia, che conversazione intensa! Visto? Fa bene parlare di quel che ti passa per la testa. Mi viene quasi voglia di farla più spesso, questa cosa. Beh... che super figata! Solo le erbe Chocobo fanno volare di più. Ci sono dei mostri nell'oceano. E così ho liberato il Panzeratopo perché è il mio c***o di eroe. Pillola di saggezza Wallace 343. Se qualcuno vuole fottere i tuoi amici, la tua famiglia o il pianeta, fottilo pure tu. Ti sei mai chiesto di cosa sanno gli umani? Di pollo. E poi è arrivato un tale con un Gunblade e dopo una chiacchierata veloce abbiamo concluso che il 13 è il numero peggiore. Guarda, Cloud, è il signor Micio Sit. Facciamoci leggere la sorte un'altra volta. Sì, potremmo chiedergli che tempo farà o che aspetto avremo in futuro o perché alla clavispetra. Alla clavispetra! Signor Micio Sit, aspetti! Kate Sit! Grazie per la clavispetra, Kate Sith. Vi auguro una buona giornata. Kate Sith. Cloud, so che non capissi, ma voglio spiegare le mie ragioni a tutto il gruppo. Signor Micio Sith, lei chi è in realtà? Solo un uomo che fa il suo lavoro. Non voglio crederci. Per tutto questo tempo, Kate Sith ci ha spiati. L'avevo detto! Ebbene sì, sono una spia della Sinra con l'ordine di seguirvi e trasmettere ogni informazione al palazzo. Ci hai ingannati fin dall'inizio. E io che ho pure detto che eri un tipo a posto. Quante altre balle ci hai infilato, eh? Non è vero che sono un cartomante.
Ma che cazzo, io non ti riconosco più, amico. Mi dispiace aver tradito la vostra fiducia, ma magari se ci limitassimo a continuare il viaggio come se niente fosse. No. Dopo una merdata del genere non basta un mi dispiace. Signorina, il gatto è di qua. Scommetto che c'eri anche tu fra quelle teste di cazzo della scirra che hanno distrutto i miei sogni. E la mia casa barra posto di lavoro. Non posso dirvi chi sono, ma posso comunque aiutarvi. Mi farebbe comodo un uomo all'interno. È all'interno di quel moguri. Io dico di sbudellarlo. Lasciatemi gli organi. Non in quel senso! E poi sarebbe uno spreco di tempo! Dentro Mog ci sono solo vatta e ingranaggi! E senso di colpa più interiore di quello! E quei tizi coi mantelli neri, invece? Che cosa puoi dirci di loro? Ogio li ha usati come cavie per i suoi esperimenti! In che modo sono collegati a Sephiroth? E che mi dici della materia oscura? E che diavolo è la riunione? Ehi, ti ho detto che sono cavie! Non so la storia della loro vita! Probabilmente è triste! Meno triste di quelli della Sirra quando arriveremo al Tempio degli Antichi prima di loro! Arriveremo sta ceppa, cazzo è so plurale! Voi avete bisogno di me! Io so dove si trova il tempio, quindi senza di me... Il tempio si trova su un'isola a sud-est che da qui si può raggiungere solamente in aereo o via mare. Ma guarda un po', non abbiamo bisogno di te, brutto spione del cazzo. Non volevo arrivare a questo, ma non mi lasciate scelta. Bart, in questo momento tua figlia Marlene è prigioniera di Rino. Che... Oh, una pistola! Ma che cazzo... E chi si preoccupa? Comunque verrà con voi. Sì, ma la mia cabina da karaoke è fuori uso. Come facciamo ad andarcene, raga? Lasciate fare a me. Azzarata!